a quale risoluzione video girare e a quanti FPS? Lo scopriremo in questo video. E ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a vedere a quale risoluzione è meglio girare i nostri video, sia all'interno di un luogo, tipo in una stanza o all'interno di una casa, che in esterna, e a quanti FPS è consigliabile girare in determinate occasioni. Partiamo dal fatto che già registrare a 1080 e 30 fps è straconsigliato, perché lo usiamo tutti. È ovvio che se il nostro dispositivo che cattura i video dovesse essere ai tempi dei dinosauri, almeno registrare a 720p. 480 non si capisce niente, ma a 720p si comincia a capire qualcosa. Registrare a 1080 e 30, farlo quando si è fermi, come nel mio caso. Perché nel mio caso tu stai guardando un video a 1080 e 30 e mi stai sentendo bene, ma al di là di questo mi stai vedendo bene. Se io dovessi registrare un vlog, quindi con del movimento un po' continuo, il consiglio è di registrare a 1080 a 60 frame per secondo, perché 60 frame andrebbe, diciamo, a rallentare un po' le immagini e a rendere più fluidi i movimenti. Se dovessi farlo a 1080 a 30 si potrebbe notare, per i più attenti, un po' di scattio, ok? Un po' di scatto, e potrebbe dare fastidio. Ora, come ben sappiamo, molti consigliano di registrare in 4K a 30 fps. Ci sarebbe anche il 2.7K, che io consiglio anche perché è una via di mezzo tra il 1080 e il 4K, ma è ovvio che il 4K è molto meglio del 2.7. Quindi il 2.7 secondo me va più che bene. Una risoluzione che non consiglio di registrare è il 5.3K, che troviamo su GoPro e molti dispositivi. La motivazione è molto questa: YouTube ha smesso di supportare il 5K da parecchio tempo, quindi anche se tu pubblicassi un video in tale risoluzione, YouTube te lo riporterebbe al 4K. Ma diciamoci la verità, tutte le piattaforme di sharing video come YouTube non supportano il 5K. Se c'è una piattaforma che lo supporta, commentate sotto a questo video, sono curioso. Quindi confrontare il 4K col 5.3K non ha proprio senso. Molti youtuber l'hanno fatto, a uno di questi glielo ho detto che non ha senso, ha capito l'antifona e ha fatto un video in cui ha confrontato 4K da una parte e 4K dall'altra con due dispositivi diversi. Molti youtuber già registrano a 1080 a 60, che va più che bene. È ovvio che se andiamo a registrare a quel 4K ci sarà una nitidezza dei colori, potremmo zoomare durante la registrazione video oppure avvicinarsi all'oggetto, perché proprio il 4K ha una nitidezza che ovviamente il 1080 e il 2.7K non hanno, cioè capite? Cioè il 4K è 4 volte il 1080 full HD, ok? Quindi il mio consiglio è: per registrazioni in casa va bene il 1080 a 30, anche se alcuni prediligono il 4K. Il 4K io lo consiglio più in esterna, perché là il 4K rende meglio, molto meglio rispetto all'interno, secondo me. Anche se molti fanno un 4K all'interno che fanno veramente paura. Il 5K lo sconsiglio vivamente, a meno che un giorno tutte le piattaforme di sharing video supporteranno il 5K, ma al momento lo è difficile. La risoluzione più utile che c'è al momento. Il 2.7K, se qualcuno lo vuole fare per risparmio di batteria, risparmio di memory card e eventuale surriscaldamento del dispositivo, se in 4K comincia più a riscaldarsi, questo è più per le action camere, perché le action camere registrano 2.7K, non so se registrano anche le fotocamere o le videocamere. Quindi questa era la mia opinione sulle risoluzioni video che vogliamo usare. È ovvio che gli FPS, i frame rate per secondo, più salgono e più i movimenti sono lenti. Se usiamo un 60 FPS, un 120 FPS, un 960 FPS, là c'è un rallenti, i movimenti sono molto più lenti ma anche fluidi. Quindi se dobbiamo fare un vlog movimentato, usiamo i 60 frame per secondo a 1080, ma anche un 4K a 30 potrebbe andare bene. 4K a 60 là siamo tanta roba, là è tanta roba. E il 1080 a 30 lo consiglio più per video statici in interna. Anche in esterno 1080 a 30 va più che bene.
Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la risoluzione e gli FPS che voi utilizzate in ogni condizione, in interna o esterna. Se vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo ovunque vogliate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessuna notifica. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!